12 iscritti e il prossimo video su Narcissus. Sono qui per ringraziarvi dei 320 iscritti. Prossimo video, un'altra coppia della carta. Spero bene, grazie per i 337 iscritti. Bene, grazie per i 241 iscritti. Prossimo video su i cattivi della Disney. Va bene, grazie per i 354 iscritti. Bene, grazie per i 360 iscritti. Spero di arrivare. Spero bene, grazie per i 372 iscritti, non ci spero bene, e grazie per i 180 iscritti, spero molto contenta, spero di arrivare il più presto possibile. Oddio. Sono un po' emozionata, scusate. E praticamente sto preparando un altro video come l'ultimo che ho fatto, però con la canzone Stand By My Side, sempre dell'album Wrap Your Arms Around Me di Anita Fascog, sempre con soggetti Dodi e Diana. Questo perché sto scrivendo un romanzo su di loro, però il modo è molto romanzato, è una storia molto molto romanzata, è, diciamo, molto Disney sotto alcuni punti di vista. Comunque quella nelle foto che si è vista poco fa ero io con il cosplay di Lady Diana, che a Instagram lo avrà visto, e se volete ve lo metto completo. E comunque lo sto scrivendo come se fosse una storia Disney, lo ammetto senza vergogna, però lessicalmente Diana e Dodi in questo romanzo parlano come Rudy e Anita. Mi sono ispirata a Rudy e Anita sotto questo punto, perché c'è nel primo capitolo una frase che Diana dice, ovvero Dodi, se sei uno sciocco, come in Rudy e Anita, che fa... Modifichiamola il modo di lettura. Comunque c'è una frase nel film dove Anita dice: oh Rudy, sei uno sciocco. E qui ho fatto la stessa cosa. Perché la me dell'anno scorso non se lo aspetterà mai, però insieme ad Esmeralda e Febo, sempre della Disney, perché quando parlo di loro prendo in considerazione quelli della Disney, non quelli del libro, sono proprio un mondo a parte. Per me Rudy e Anita insieme a Esmeralda e Febo rappresentano i due pilastri di una coppia, e quindi ho deciso di mettere in atto questi miei pensieri, diciamo, in questo mio romanzo. E farò anche un altro video dove racconterò, insomma, come mai, per chi mi segue dall'esterno, di botto questo interesse per Lady Diana. Però c'è tutta una storia dietro che secondo me andrebbe raccontata, ma quando mi sentirò pronta lo farò con un video molto più accurato e approfondito, ecco, perché ora sto parlando un po' sintetica, un po' svelta, perché non è questo il tema principale del video. Sarebbe troppo triste, perché è una storia tanto triste.
Vabbè, per ora sono arrivata in questo a fare questi primi tre capitoli. Se sono un poco sgrammaticati, un po' scritti a cavolo, appunto per questo, perché diciamo ho un po' la testa altrove in questo periodo. Che cosa è successo? Che cos'è? Mi stai dicendo queste cose e in sostanza come mi sento? Mi sento abbastanza bene, ma mi sto riprendendo. Sto di nuovo afferrando la mia vita tra le mani. Sto tornando a condurre una vita normale. C'è già un primo accenno a questa cosa in un commento del mio ultimo video, dove appunto è un qualcosa che c'entra anche con la carica dei 101, però ho detto che ne parlerò meglio in un video che penso chiamerò Apologia di Lady Diana, o come ho imparato ad amare Lady Diana. Comunque un titolo filosofico a livelli proprio del so di non sapere socratico, però comunque parliamo un po' del mio romanzo di Wattpad, perché è questa la tematica che voglio affrontare, visto che qui sul tablet non ho i miei disegni che sto facendo per il mio romanzo La storia di una donna in eterno movimento. Li ho fatti tutti e li sto facendo perché ne dovrei cominciare a... Comunque, allora, il mio romanzo si chiama Wrap Your Arms Around Me, come un album come il primo album che Anita Fasco che ha fatto nella sua fase post-ABBA nel 1983, un anno dopo la separazione degli ABBA. Wrap Your Arms Around Me significa avvolgere le braccia intorno a me, ovvero abbracciami, detto con dei termini più aulici, e si trova appunto sopra. Anche i capitoli si chiamano come delle canzoni di questo album, però in italiano. Il primo è Stai dalla mia parte, che è appunto il titolo in italiano di Stand by My Side, la canzone di cui sto facendo il video, il prossimo che deve uscire. Avvolgi le tue braccia intorno a me, l'abbiamo detto prima, Vergogna, che corrisponde alla canzone di Anita Falsco, Shame. E comunque questa cosa che mi è successa un po' ha influito anche su questo mio modo di scrivere, nel senso, perché in questo romanzo si vede, più che altro non si vede, però si legge, provate a immaginare, c'è una notevole repressione da parte di Diana. Non repressione, però timore, insomma, un po' tesa, ecco, visto quello che aveva passato precedentemente con Carlo. E comunque, per chi non sapesse la biografia, lo dirò sempre in quel video. Mentre invece c'è Dodi, che è più un libertino, insomma, è un Anthony Bridgerton. In sintesi è questo. E poi comunque nel corso del romanzo
diciamo, lei si aprirà e si fiderà di lui perché capisce che non vuole farle del male, ecco. Non è questo quello che lui vuole farle. Beh, naturalmente, visto che per chi fosse appassionato, insomma, parlo così, no? Vabbè. Il video dura 10 minuti, però tanto domani sabato possiamo fare anche nottata parlando di questo romanzo. Comunque, per chi è appassionato sa benissimo che è una storia molto intrigante, piena di misteri. E naturalmente lo sto scrivendo dal mio punto di vista. Quindi sono io che vedo. Che vedo Dodelfed come un buono, come una persona buona, ma possibilmente mi sbaglio. Ripeto, è quello che penso io. Ogni cosa che scrivo si fonda su dei miei. Cioè, io principalmente scrivo romanzi storici, romanzi di genere storico. Con dei personaggi già esistenti, sia immaginari che reali, tipo in questo caso Liliana, e per i personaggi immaginari Crudelia. Quindi, io non ho ancora inventato una storia tutta mia, perché mi piace scrivere romanzi storici. A proposito, domani vado a prendere un libro sempre sulla Liliana, che si chiama Diana, la favola della principessa triste. Casomai domani metto la foto su Instagram e vi faccio la storia tipo: Oddio, prendetelo! Comunque, tutto quello che scrivo lo fondo su. Diciamo, sì, parto dal presupposto che sono. Dal presupposto che appunto sono storie esistenti con personaggi esistenti, volendo anche. Personaggi immaginari, insomma, esistono perché sono stati creati. Però poi le condisco con dei miei pensieri, delle mie riflessioni, insomma. Diciamo li plasmo per essere più miei, più personali. Per ora non c'è nient'altro da dire sul romanzo, vi faccio vedere un pezzo del video. Che ho parlato moltissimo, però mi sono andata a ricordare quel video, però le ultime cose che ho detto le ritirò perché si sentiva un suono fastidioso di sotto. Praticamente ho detto, in sintesi, che ho i capelli sporchi, tutti appiccicati perché ho fatto il cosplay di Lady Diana con una parrucca tutt'altro che gestibile, e sia per questo che per il trucco è stata una tortura farlo, perché il trucco consisteva negli occhi, no? E la matita dentro gli occhi, però, sia sopra che sotto, come appunto c'aveva Lady Diana in tante foto. È la prima volta che mi metto la matita così, da sola, ed è stata proprio una tortura perché pensavo che da un momento all'altro mi sarei potuta cavare gli occhi e poi fare proprio rendere modellare la parrucca nella maniera più simile ai capelli di Lady Diana è stato difficilissimo. Infatti, tipo, ho cambiato tipo 3 volte il modo. L'ho sistemata in 3 modi diversi, sta parrucca, è stata una tortura, quindi per ora non ne voglio sapere più niente di questo cosplay, anche se però, vabbè, lasciate perdere, anche se interpretarla mi è piaciuto moltissimo, me lo sarei immaginato, e questo è quello che ho fatto per il video, insomma, è pochissimo, però è quello che ho fatto.
fatto sempre dei video che si ricollegano sempre a questo romanzo. Ce n'è uno dove praticamente c'è la canzone Wrap Your Arms Around Me e tipo ci sono io seduta su una sedia e poi tipo mi alzo e mi muovo come se... Non lo so, come mi muovo in quel video mi fa pensare tipo a un cartone animato Disney tipo La Bella Addormentata nel Bosco oppure Summer Nights di Grease, non lo so. Comunque, oh, che carina! Minù, tesoro! E praticamente tipo, poi mi alzo e tipo, lei che sente la mancanza di Dodi e quindi faccio finta che sta intonando il ritornello di Wrap Your Arms Around Me. Sono stati entrambi due video molto difficili, però poi il risultato finale mi è piaciuto. E praticamente in questo video con Stand By My Side c'è la mia mano che mi tiene il viso, appunto come se ci fosse appunto un bacio, e poi tipo c'è, mi inquadro la faccia e ho tipo gli occhi in alto, come se appunto ci fosse Dodi davanti a me io lo sto guardando, proprio persa nei suoi occhi. Minù fa rumore quando beve. A parte questo, spero che il video vi sia piaciuto. È stato molto bello perché a me mi piace molto parlare soprattutto delle mie passioni e di tutto quello che mi piace. E 400 iscritti è qualcosa che io sinceramente mi sarei sognata e spero di arrivare a 410 il più presto possibile. E credo proprio che, non lo so, come la volta precedente, non so se uscirà prima o questo o l'altro video. Poi ho cambiato anche, ho cambiato un poco di cose. Oddio. Appunto sempre per quello che vi dicevo prima, no? Tutto quel cambiamento, come ho amato Lady Diana, comunque ne parleremo meglio in un prossimo video. Però vi dico solo che, vedete, ci sono un po' di cambiamenti. La descrizione, la frase, escamei, è una frase di Wrap Your Arms Around Me che nel romanzo viene sussurrata da... Nel romanzo questa frase di Wrap Your Arms Around Me la sussurra Dodi all'orecchio di Diana. Perché è la canzone che li rappresenta nel mio romanzo. Ma guarda, non si era capito. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ringrazio per i 400 iscritti, me lo sarei sognato. Spero di arrivare a 410, anche se è abbastanza improbabile. E ora io vado a sistemare questi due video. Vi renderete conto da soli quale sarà il primo a uscire. Ovvero quello che finirò per primo. Ciao! Ah, nel frattempo buonanotte.